Chiara, ma come posso essere più spontaneo quando parlo in video? Mi vedo sempre così rigido, impacciato. Ti stai facendo anche tu questa domanda? Se sì, questo video fa per te. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso percorsi personalizzati. Ci sono tantissime persone che si mettono davanti alla telecamera e vanno in blackout, oppure iniziano a parlare e poi non ritrovano più il filo del discorso, si sentono rigide, si vedono impacciate e non riescono addirittura a riguardare i loro video. Ma come mai accade questo? Molto semplice, perché ci sforziamo di essere spontanei, quando in realtà la spontaneità ci dovrebbe risultare naturale, sei d'accordo? Ti è mai capitato di non riuscire a dormire e di dirti: "Oddio, devo farcela, domani è un appuntamento importante, sono già le 3, sono ancora sveglio, cosa posso fare?" E hai notato che tanto più ti sforzavi di addormentarti, tanto meno ci riuscivi? E hai mai fatto caso invece che molto spesso ti sei poi svegliato poco prima della sveglia e quindi ti eri addormentato? Ma quando ti eri addormentato? Quando improvvisamente avevi smesso di controllare l'orario in modo forsennato, ovvero quando finalmente hai abbandonato la volontà di dormire e ti sei abbandonato al riposo e al rilassamento. Ecco, con questa analogia voglio farti riflettere sul fatto che la stessa cosa accade quando sei davanti alla telecamera. Tanto più ti sforzi di essere spontaneo e dunque ti chiedi: "Oddio, dove devo mettere questa mano e quell'altra?", tanto più cerchi di controllare ogni parte di te stesso e tanto più ti dici: "Devo essere spontaneo", tanto meno lo sarai. Per essere spontaneo, anche davanti alla telecamera, ti devi abbandonare esattamente come nel sonno. E come fai ad abbandonarti? Devi semplicemente entrare in flusso con quello che stai dicendo. Non devi pensare troppo, devi semplicemente abbandonarti e renderti conto che il public speaking è un atto di condivisione. Non stai facendo una performance davanti a un pubblico virtuale, sei davanti a una telecamera perché hai qualcosa di interessante e utile da condividere. Quindi immagina di avere veramente il tuo interlocutore davanti, cerca di stabilire con lui un dialogo immaginario, anzi potresti anche farlo direttamente questo dialogo con questa persona immaginaria e poi chiaramente in fase di editing lo taglierai. Insomma, trova un escamotage per entrare in flusso. Una volta che sarai in flusso, pian piano risulterai sempre più spontaneo e ti renderai conto che, come nel sonno, anche nel video public speaking, la spontaneità non è un atto di volontà, ma è un atto appunto naturale. Quando avrai compreso questa piccola differenza che fa un'enorme differenza, otterrai sicuramente dei video molto accattivanti. Assimila bene questo concetto, fallo tuo e ti accorgerai che questo atteggiamento farà un'enorme differenza in tutti i tuoi video. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accederai subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri: Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!